Io dico subito che sia con la riforma ormai vecchia del codice di procedura penale, tutti continuano a chiamare nuovo codice, ma che ormai è già vecchio nell'impianto, sono cambiati totalmente le regole del gioco. Mentre non sono cambiate per la maggior parte le persone che devono applicare queste regole. Chi vi parla è una di quelle. Anche al vostro interno, molti hanno lavorato con la vigenza del vecchio codice Rocco e possono quindi fare una serie di differenze che è meglio oggi tralasciare per carità di parte. Noi oggi ci troviamo ad operare con un codice che vuole essere accusatorio all'americana, ma che non è assolutamente un codice accusatorio all'americana perché ha tre gradi di giudizio. Ci sono quindi ben due revisioni al nostro operato, oltre alla prima, quindi noi lavoriamo con tre giudici diversi che ci giudicheranno. E il nostro è un lavoro che è in continuità, cioè voi non dovete pensare che il lavoro della procura sia lontano e diverso dal vostro. La ragione di questi incontri, che io spero essere sempre di più, no? Perché sono incontri, ma non sono lezioni. Sono delle chiacchierate che serviranno sicuramente a voi, ma servono anche molto a noi per l'organizzazione del lavoro. Noi ci troviamo a dialogare molte volte con dei giudici nuovi, giudici che non sempre sono in sintonia con il nostro modo di pensare. E questo è fisiologico, non è patologico. Questo comporta molte delusioni sul lavoro, delusioni nostre e delusioni vostre. I rimedi che sono approntati dal legislatore sono rimedi farraginosi, che anche se noi utilizziamo non portano al risultato che speriamo. Quindi l'intervento, il primo intervento, in prima battuta, diventa quello fondamentale. Non ce n'è mai. E essendo un intervento fondamentale, è bene farlo con una unità di intenti nostra, che